Mister Saltarelli parla anche, penso, il direttore generale oggi pomeriggio. Sono stati 2 giorni molto intensi, è uscito un comunicato stampa molto pesante in merito al, così vogliamo chiamarlo, sfratto dal Chittolina. Cos'è successo e perché siete così arrabbiati? No, a dire arrabbiati è dire poco. Noi siamo veramente mortificati dal comportamento incivile, e lo dico con tutta la responsabilità che mi prendo, del signor Tarabotto, che da quando siamo partiti 3 anni fa, non ha fatto altro che denigrare il nostro lavoro, di sminuire il nostro lavoro, e ostentare quello che lui è, quello che lui ha fatto a Vado, nei campi. Ed è una cosa che è abbastanza vergognosa dal mio punto di vista e dal punto di vista della mia società. Noi siamo nati, e l'abbiamo sempre detto, e lo ripeto per l'ultima volta, siamo nati per noi, nel ricordo di Valerio Bacigalupo. Siamo una squadra di ragazzi del posto che vogliamo soltanto divertirci. Non ci siamo mai sognati, mai, di poter andare in concorrenza con una società come il Vado, ma neanche minimamente. Abbiamo cercato in tutti i modi di avere ottimi rapporti, di avere buoni rapporti, ma siamo sempre stati respinti, come ha sempre detto anche il mio presidente, che è lui che ha avuto rapporto ultimamente, da parte del signor Tarabotto. E non dico Vado, dico signor Tarabotto, non c'è mai stata un'apertura per noi, magari per altri sì, per noi non c'è mai stata, è sempre stato ostile nei nostri confronti dal primo momento. Poi è successo che il primo anno, va bene, abbiamo giocato nel campo di Cugliano. L'anno scorso, con magari l'intervento dell'amministratore comunale, con un po' di cose, diciamo un po' a fatica, vi posso garantire, è arrivato fuori questo accordo, che ovviamente, lo dico per l'ennesima volta, che l'ha concluso il presidente Sergio Buonasso, perché io avevo altre idee in quel momento. Abbiamo trovato l'accordo. Ci sono stati degli accordi economici, per cui noi c'era un accordo che noi avremmo pagato, non è che lui ci ospitava gratuitamente oppure quella è casa sua. Noi pagavamo, è fior fior di soldi, abbiamo tutto per dimostrarlo, sempre e comunque. Poi è successa la pandemia e non siamo potuti andare avanti. Arriviamo ai giorni d'oggi, e come dicevo prima, è sempre stato un comportamento ostile, mai collaborativo, l'ha sempre detto, l'ha sempre ufficializzato a noi, a me, in presenza mia, in presenza del presidente, che lui non ha niente a che fare con la Vadese, non ha mai avuto voglia di fare nessun tipo di collaborazione con noi. E io quello che dico, e sono convinto che non è neanche tutta colpa sua all'inizio, sto dicendo, perché sicuramente, essendo un paese piccolo, tanta gente ha parlato, tanta gente parla, evidentemente gli hanno riportato cose magari inesatte, e lui, diciamo che mi avrà preso in antipatia dal primo momento. Ma ha sbagliato di grosso, perché io a Vado sono vadese, anche se di adozione, ma sono 50 anni che faccio calcio. Qui a Vado ci ho giocato, ho allenato, mi sono rotto 2 volte la gamba su quel campo lì, per cui a me nessuno mi potrà mai dire che io non tengo al Vado FC. E dico anche un'altra cosa, che magari a tutti, visto che lui non frequenta e non va in giro per Vado, da quello che mi risulta, il signor Sergio Buonasso, che è il presidente, è il suo nonno, è il secondo giocatore nella storia del Vado che ha più presenze. Ok? Per cui di cosa stiamo parlando? Come possiamo nascere contro una società così gloriosa? È assurdo questo, è soltanto proprio un qualcosa che è nata dall'inizio. Ripeto, è successo l'anno scorso. Tutte le volte non faceva altro, ed io, voi mi conoscete, che sono abbastanza sanguigno, ostentare, e io ho fatto i campi, e io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, a cercare di sminuire le persone che sono lì con loro. E io, non, chi mi conosce, sa certo che io non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Più di una volta ho cercato di umiliarci, e non voglio dire episodi che sono successi perché lo sappiamo solo io e il presidente. Ha cercato, ma non ci è mai riuscito. Noi non siamo i suoi uomini che si può trattare in un certo modo. Ha cercato in tutti i modi, anche in quei pochi mesi che abbiamo giocato, dovevamo stare attenti a cosa fare. Eravamo ospiti sgraditi in casa sua. È stata una forzatura da parte sua, ma perché qualcun altro, e non dico altro, è dovuto intervenire per far sì che la cosa si attenui e che la Vadese giocasse sul campo di Vado.
Ok? Al netto di questo è una decisione comunque legittima quella del Vado, perché comunque la concessione è loro. Qual è il passaggio che è mancato intermedio per trovare una soluzione? Non c'è stato nessun passaggio. In data 29 aprile, ok? Il signor Sergio Bonasso, presidente, si è recato in comune alla presenza del sindaco Monica Giuliano. Marzo, scusate, 29 marzo. Il 29 marzo in comune con il sindaco Monica Giuliano, la signora Fabio Gilardi e la Mirella Oliveri, l'assessore allo sport, e il presidente Trabotto. In quell'occasione il presidente Trabotto gli ha detto a Bonasso che non era il caso di vederci, ma andava tutto bene, tutto d'amore e d'accordo, mandatemi il foglio, che così, cosa, tutto a posto, davanti al sindaco, tutto perfetto. Nel frattempo, in quella riunione, e qui andiamo al dunque, Brunasso gli ha detto: guardi, presto, glielo dico perché noi siamo persone corrette, come io quando siamo nati ho parlato con lui e lui ha omesso di ricordarselo, che siamo nati per non rompere le scatole a nessuno e lui ha continuato con la sua strada. Io ho detto per correttezza e qualcun altro mi ha detto: no, Tony, cerchiamo di fare le cose bene, frighiamocene. No. Noi avevamo intenzione, ma così perché ci è stato chiesto da degli sponsor, da persone amiche. Io ho detto: no, guarda, no, non voglio dare fastidio al Vado perché non è giusto, visto che ci stanno, bla bla bla, le solite cose, perché volevo fare finta che le cose andassero bene. Ho detto: se riusciamo, facciamo una squadra di 10-15 bambini, ma bambini dell'asilo, quelli che non sono stati ancora Primi tesserati. calci. Primi calci, quelli che sono all'asilo che non hanno mai fatto neanche un giorno di sport. Ci prendiamo quelli perché avevamo piacere di indossare la maglietta della Vadese con questi 15 bambini. Stop, gli è stato detto al presidente, finita lì. E gliel'ha detto in quella riunione lì. Passa circa un mese, 35 giorni, non abbiamo notizie, e il Vado ne esce fuori con una mail di 3 righe dicendo: il Vado vi comunica che non dà più in subconcessione il campo alla Vadese. Punto. Senza dire né ma, né sì, né niente. Già questo penso che sia un comportamento scorretto che sicuramente è nel DNA del presidente, perché evidentemente lui è abituato a comportarsi in quel modo. Ai miei tempi, quando giocavo io, bastava una parola data, una stretta di mano e le cose finivano lì. Invece evidentemente lui, come continua a dire, con tutti i soldi che ha speso, che dice che spende, per cui vuol dire sarà sicuramente benestante, beato lui, però non si può permettere di cercare di ostentare sempre e comunque queste cose, perché io non ci sto, non ci sto e non ci sto. Torniamo al discorso di prima, io ho detto: ma come? Noi ci siamo permessi, perché la giustificazione loro, visto che il presidente ha chiamato Trabotto la sera stessa, il presidente Trabotto gli ha detto: voi avete deciso di fare squadra di settore giovanile, io non vi do più campo. Allora, voi spiegatemi una cosa, se questa può essere una scusante dopo tutto quello che c'è stato in questi 2 anni che noi sappiamo e lui sa, ok? Per punto primo, sono stato il primo io a dire che non volevo fare altre categorie. Ho detto appunto per non disturbare le altre società, in questo caso il Vado. Seconda, di 15 bambini, io mi dico, con tutti i soldi che spende, una società che ha 450 tesserati si preoccupa di una squadra di prima categoria che siamo nati 3 anni fa, che vogliamo soltanto divertirci sul nostro territorio. Allora, ufficialmente lui ha detto che è questa la scusa, l'ha detto anche al sindaco e l'ha detto al mio presidente. Ma secondo me c'è dell'altro dietro, cosa che adesso non ne voglio parlare, ma sicuramente appena sarà ufficializzato chi giocherà sul Chitolina, una o due squadre che arriveranno, allora monitoreremo, riparlerò ancora e monitorerò tutto quello che succede, perché tutte le cose vanno in una corsia sola. E ripeto, non voglio parlare di questa questione, non voglio parlare di questa questione per il semplice motivo per non dare importanza al nulla, a quelli che arriveranno che sono il nulla. Lo diciamo per onestà giornalistica, si parla dell'arrivo dei White Rabbit, ma non vuoi parlarne. È Assolutamente. comunque una scelta, come dicevo prima, legittima da parte del presidente. È mancato anche magari uno sforzo politico No, per. assolutamente no, assolutamente no. Non c'entra nulla l'amministrazione comunale, anzi, io personalmente, in rappresentanza della società, ringraziamo la giunta che l'anno scorso ha fatto un enorme sforzo per far sì che questa cosa vada a buon fine, ed è andata a buon fine. In questo momento
non riteniamo assolutamente nessuna responsabilità per quanto riguarda la giunta comunale, perché soltanto visto, come giustamente mi dici tu Lorenzo, loro sono concessionari, possono fare quello che vogliono, ma è la forma che bisogna farla, è la forma che non ci si comporta così. Questa non è essere incivile, è maleducazione, non avere rispetto delle altre persone. È questo che a me mi fa arrabbiare, è questo che a me fa arrabbiare. Questo signore, con i soldi non si compra la competenza. La competenza per sé, per lui, il vado, la società storica è un giocattolo per far divertire qualcuno. Per noi sono cose serie, il calcio è una cosa seria. E in questo momento saremo l'unica squadra che a Vado fa le cose serie. E basta. Perché da una parte e dall'altra ci saranno delle pagliacciate in giro. Queste sono cose serie. Sono cose serie queste. E non trasigo che nessuno calpesti il mio lavoro. Perché io ho 50 anni di calcio. Il signor Tarabotto è 5 anni, 6 anni che è nel calcio. Cosa vuol sapere delle cose? E poi io con chi devo parlare? Con chi devo parlare di calcio? Che non c'è uno che sappia di calcio a quei livelli. Quigliano resta l'opzione più percorribile. Noi al momento ho già detto che noi, questo mio sfogo, questa mia dichiarazione, non c'entra nulla per riattivare. Noi a Chitolina, lo diciamo ufficialmente, non ci giochiamo più. Non c'è nulla da riparare. Noi abbiamo una dignità. E poi in quel momento l'incoerenza del signor Tarabotto ci toglie il Chitolina e ci offre il Dagnino. Ma scusa, se tu sei arrabbiato con noi perché facciamo la scuola di bambini, io, visto che, come dici te giustamente, lui è concessionario, non è padrone, e io lo ribadisco sempre, è concessionario. Quando si potrà fare una villa con piscina e prendere sole, forse sarà padrone del Chitolina, ma è concessionario per 20 anni o quanti saranno, ma è concessionario. Non può dire questa è casa mia, ok? Non lo può dire.